molto felice di essere qui oggi e di partecipare a questi 3 giorni di lavori dalle quali ho già imparato qualcosa e spero, insomma, porto il mio contributo che possa essere di qualche utilità per una riflessione congiunta. Non ho delle slide, ho deciso di avere solo un frontespizio perché ragionevolmente, diciamo coerentemente con quello che dirò più avanti, temevo di essere travolta dalle immagini, per cui vi presento solo il frontespizio, così vi ricordate che parlo di epistolari e non di altre cose. Per il resto vado con i miei foglietti analogici. Dunque, riprendo un attimo la presentazione che ha fatto gentilmente la collega per dire che ho scelto questo argomento perché mi è particolarmente caro e perché ho un pochino di esperienza per poterne parlare. Ho cominciato appunto fino dalla tesi di laurea a lavorare sulle carte di Ernesto Codignola che ora, in ambito fiorentino, un personaggio, un intellettuale molto famoso, ma forse anche qualcuno di voi qui lo conosce, è stato un editore molto importante, il fondatore della casa editrice La Nuova Italia. Il suo archivio oggi è alla Scuola Normale di Pisa, ma quando io feci la tesi era ancora nella sua dimora familiare e ho avuto la possibilità di vedere gli arredi, gli oggetti, i libri, le riviste e una buona parte della collezione delle pubblicazioni della casa editrice. In seguito ho avuto la fortuna di tornare su quelle carte come professionista per lavorare sulla cosiddetta parte minore delle lettere ricevute che giaceva dimenticata in una cassapanca. Parlavamo ieri appunto delle famose cassapanche che ogni tanto riservano delle sorprese. In seguito ho avuto la possibilità di lavorare su altri epistolari di intellettuali, tra i quali Giovanni Pascoli, ma anche su alcuni fondi di natura scientifica. E devo dire che in tutti questi casi il carteggio, le memorie epistolari erano il cuore dell'archivio, ma erano anche sempre e sono ancora accompagnate da una collezione libraria. E nel caso per esempio, delle carte del senatore Gozzini c'è una collezione di prime edizioni e di riviste rarissime da trovare che a Firenze non hanno neppure alla Biblioteca Nazionale. Per cui questa frequentazione, diciamo così, di cui stiamo parlando oggi, questo doppio mondo che si intreccia, effettivamente, se parliamo di fondi, di persona del Novecento, è davvero, davvero una presenza reale, è una compresenza reale. Per cui ho deciso appunto di concentrarmi su questo argomento e proporre un po' quelle che sono state le riflessioni nelle quali io mi sono imbattuta sempre insieme ad altri, ecco, prima di cominciare un intervento per descrivere, valorizzare lettere ed epistolari, volendo fare una sintesi proprio di quelle che direi ritornano continuamente come nodi centrali nel momento in cui ci si accinge anche a programmare questi tipi di interventi sulle carte epistolari, le potrei sintetizzare in quattro. La riflessione sugli strumenti digitali, perché ormai, come ci lavoriamo sugli epistolari anche analogici, ci lavoriamo con gli strumenti digitali. L'altro nodo, questione, è il ruolo dirompente dell'immagine, perché ormai non possiamo più fare a meno di pensare ad un intervento di riordino, di valorizzazione, nel quale non prendere in considerazione la digitalizzazione e la messa online almeno di una parte dei materiali documentali. L'altra
la terza questione che ci impone di riflettere è la dilatazione del concetto di utente. Ormai il concetto di utente sta diventando un concetto di pubblico. In taluni casi, se qualcuno si ricorda la traduzione che si sta facendo dell'ERIC, l'utente in taluni casi diventa agente. E quindi non possiamo non pensare a questa rete di azioni. L'ultimo elemento di riflessione è naturalmente la collaborazione tra professionisti di provenienza diversa, ma diciamo così, vicini di casa, come in questo caso. Cugino. Ma veniamo al dettaglio. La lettera. La lettera è una tipologia documentaria antichissima, che nel corso del tempo ha subito molte trasformazioni, l'ultima delle quali è appunto quella di cui ci ha appena parlato il professor Allegrezza, che vedrà probabilmente la scomparsa di questa forma di comunicazione a distanza. Nel 2008 Petrucci pubblicava il volume Scrivere lettere e nell'introduzione diceva appunto che siccome siamo arrivati probabilmente vicini alla scomparsa della lettera manoscritta, è forse giunto il momento di farne la storia. E quindi, come dire, è anche il momento in cui tutti quanti ci preoccupiamo di recuperare le ultime testimonianze di questa attività umana e ci poniamo ovviamente, come dire, la domanda e vogliamo usare gli strumenti digitali a questo punto nel modo migliore per trattare le ultime vestigia di una lunga tradizione che è quella della lettera manoscritta. Il volume di Petrucci in questo senso mette molto bene in luce, ripercorre tutta la storia ovviamente della lettera, ma io mi sono soffermata in particolare nel rileggerlo nei giorni scorsi su le parti in cui lui parla di 8 e 900. E mette benissimo in chiaro comunque che la lettera dell'8-900 è forma di espressione di relazioni umane ed intellettuali, che per questo intreccio così, come dire, intimo in qualche maniera, ha sempre destato interesse sia negli addetti ai lavori, sia nei lettori così genericamente più appassionati. Per esempio, in casa mia, nella mia libreria di famiglia, ci sono, cioè, l'edizione delle lettere di Napoleone a Giuseppina. Ora, quella non è certo un'operazione necessariamente archivistica, ma è un'operazione, è stata, fu, insomma, erano della mia famiglia, insomma, un'operazione editoriale che si rivolgeva al pubblico e lo si può fare attraverso un documento così, come dire, accattivante, così vicino alla vita privata come è la lettera, un po' meno lo si può fare con altri documenti, lo sappiamo, di natura amministrativa. E in questo senso, per ripercorrere velocissimamente come sono state trattate, rappresentate le corrispondenze negli ultimi secoli, possiamo tranquillamente dire che il Settecento è l'epoca delle finzioni epistolari, i grandi romanzi, a cominciare da L'Liaison Dangereuse, dove lo scambio epistolare assurge a genere letterario. L'Ottocento è stato il secolo delle grandi collezioni e delle speculature. Il Novecento è stato il secolo dei grandi riordini e delle edizioni integrali. Il nuovo millennio ci offre delle sfide nuove, che sono quelle dell'accesso immediato all'immagine da ogni parte del mondo e la possibilità di mettere velocemente in relazione un documento con altre risorse, ovviamente una lettera con altre lettere, ma con altri
altri fondi, fondi fotografici, fondi librari, oggetti, manufatti presenti nella stessa sede o geograficamente lontani. Il nostro lavoro quindi è inevitabilmente legato a questi cambiamenti sociali e allo sviluppo di questa tecnologia che tra l'altro muta rapidissimamente e ci troviamo a confrontarci anche con i cambiamenti sociologici e degli interessi della storiografia per i nostri documenti, come appunto sono le nuove forme di storia, la digital history, la public history, e contemporaneamente la necessità di affrontare e sfruttare questa possibilità di lavoro MAD. Stamattina l'ultima relatrice, la più giovane direi, mi sembra, Parla Vecchia, ha fatto riferimento a forme di valorizzazione citando storytelling e musei emotivi. È una direzione che non ci riguarda direttamente, ma verso la quale dobbiamo sicuramente renderci disponibili. Quindi, date queste premesse, volevo fare alcune riflessioni così modestamente, insomma in termini molto pratici di metodo, per proporre delle soluzioni, delle riflessioni pragmatiche, semplici, pragmatiche, non di grande rilievo speculativo, ma legate al lavoro che noi quotidianamente ci troviamo ad affrontare. Quindi il punto di partenza è che queste produzioni epistolari sono una forma spontanea di comunicazione da distinguere dai carteggi diplomatici ed amministrativi. E quindi il nostro interesse va intorno alla lettera di natura privata, geograficamente collocata in Europa, in epoca contemporanea, cioè posteriore alla Rivoluzione Francese. È grosso modo questo il concetto di lettera che noi abbiamo oggi, e è questo che è stato ripetutamente definito come una forma di comunicazione in absenza. E questa natura di comunicazione, ma come dire, ponderata, perché è comunque una comunicazione che viene scritta e non espressa in maniera immediata, rivela una forma di necessità di dialogo, ma dialogo intimo, e rivela un'urgenza personale di comunicare, vero, con qualcun altro. E queste forme di comunicazione nell'Ottocento, con il, come dire, con il progredire della tecnica e con il progredire dell'alfabetizzazione, sono diventate proprie dell'alta borghesia. Nel Novecento sono divenute un fenomeno sociale che ha coinvolto di necessità tutte le classi sociali, perché il Novecento, il famoso secolo breve, nel nostro caso è un secolo lunghissimo e ricchissimo, perché fenomeni come le guerre e le emigrazioni hanno di necessità portato a grandi produzioni epistolari. E queste produzioni epistolari, se sopravvissute a questo uso contingente, sono oggi diventate fonti storiche che noi dobbiamo in qualche maniera trattare e conservare. Abbiamo superato la fase ottocentesca, e ieri pomeriggio è venuto fuori in maniera evidente. Abbiamo superato la fase ottocentesca, per la quale la produzione epistolare era l'autografo, no? Il pezzo pregiato che andava a finire o in collezioni private o in biblioteche,
e veniva fondamentalmente descritto e conservato come un libro, cioè come pezzo unico scollegato da un contesto. Il Novecento ha segnato invece un passaggio epocale che vede questo tipo di documentazione collegata al contesto e lo vede come un insieme di relazioni, espressione di attività di un soggetto produttore che in questo caso è una persona. Mancava, diciamo così, intorno alla metà del Novecento ancora forse un metodo, però il nodo si è sciolto nel momento in cui si è cominciato a pensare che il principio di provenienza, che è quello di soggetto produttore, si poteva tagliare anche a queste tipologie documentarie, per cui gli archivi di persona, e gli epistolari in particolare, si sono andati scindendosi dagli archivi di famiglia e gli interessi per le lettere si sono spostati dagli epistolari o carteggi dei grandi politici verso quelli delle persone più comuni come i professionisti e gli intellettuali fino ad oggi ad arrivare a interessarsi di artisti, anche personaggi dello spettacolo come Beyoncé, ma anche altri personaggi dello spettacolo all'interno del quale già stratificati. Sto pensando a Pina Bausch, per esempio. Tutto questo passaggio è avvenuto anche in Italia, complice forse anche un po' la cultura anglosassone che ci ha spinto un pochino di più in questo passaggio di considerazione della persona come soggetto produttore, e abbiamo ormai consolidato, questo convegno ne è la testimonianza aperta, abbiamo ormai consolidato il fatto che l'archivio di persona è oggetto particolarissimo, ma da trattare comunque nel suo complesso, con le sue gerarchie, con riferimento a un sostrato di produzione e di sedimentazione. Un discorso a parte si potrebbe fare per i carteggi scientifici, ma credo di non avere il tempo, magari lo rimando al testo scritto. Correndo velocemente verso la fine, il come ci lavoriamo. Come ci lavoriamo? Oggi come ieri ci lavoriamo attraverso tre tappe fondamentali: ordinamento, descrizione e valorizzazione. L'ordinamento di carteggi epistolari ha sempre i due contraltari, no? Il criterio del fascicolo nominativo o il criterio del cronologico tout court. Talvolta a questi due si abbina le cosiddette aggregazioni per argomento o per evento o per materia. Il problema in questi casi, soprattutto quando ci sono queste aggregazioni per evento o per materia, è quello degli allegati. Perché se io alla mia lettera trovo allegato del materiale che ha delle criticità di conservazione di per sé o ha delle forme particolari, mi può creare dei problemi nell'ordinamento. Penso, quello che io ho trovato sono o le fotocopie su carta acida o i volantini. Allora in questo caso che cosa si fa? La prima cosa che si fa è cercare di fare immediatamente una riproduzione sostitutiva, una digitalizzazione ed eventualmente una conservazione a parte di questi allegati, senza dimenticarsi di segnalare in maniera evidente il legame con la missiva principale. Stabilito questo, però, il cuore del problema dell'ordinamento è
siamo in grado di capire la volontà ordinativa del soggetto produttore? Ma insomma, è molto difficile quando ci troviamo di fronte a archivi come quello di cui abbiamo visto la fotografia, insomma, pieni di cose ammassate sulla scrivania. E soprattutto, siamo sicuri che il criterio sia uno all'interno di un fondo documentario? Secondo me questo è il problema grosso. Molto spesso nell'arco della vita di una persona, di un intellettuale, di un professionista, le carte hanno subito dei modi di sedimentazione diversi legati alle attività della sua contingenza. E poi gli eredi, come hanno inciso sulla sedimentazione ultima di questi materiali e se sono stati protagonisti di passaggi di sede? Quindi il problema di stabilire, pensare di riuscire a individuare una volontà ordinativa del soggetto produttore mi sembra sempre una situazione molto critica sulla quale procedere con grande prudenza. L'altro elemento è la descrizione. La descrizione, io qui nel mio scritto l'ho definita come il vero punto di snodo del Novecento, perché si passa dalla scheda cartacea alla scheda elettronica, dall'inventario a stampa all'inventario digitale, dalla messa in rete totale di un possibile carteggio che non è più soltanto uno strumento d'accesso, ma non è nemmeno un'edizione filologica, è qualcosa che prima non c'era. Quindi in questi casi qual è diciamo così, la qualità, ciò che può rendere di qualità il nostro lavoro? A mio avviso la progettazione dell'intervento, il sapere fino dall'inizio pensare a quale risultato vogliamo raggiungere, a quale pubblico abbiamo davanti, a quale forme di valorizzazione questo tipo di materiale può essere soggetto. Le azioni preliminari, secondo me, in questa fase di progettazione sono osservare, indagare, intuire o ricostruire. Osservare prima di tutto, osservare materialmente i contenitori, i luoghi, gli oggetti, osservare. Indagare sulla persona, la sua biografia, il suo ambiente, i suoi spostamenti e le sue relazioni. Intuire o ricostruire le modalità di trasmissione e di formazione di questo complesso documento. In secondo luogo, passando all'azione, ormai, l'abbiamo visto ieri, non possiamo più pensare alla schedatura tradizionale delle lettere, al semplice mittente destinatario, luogo di partenza, luogo di arrivo, data, ma dobbiamo essere in grado di fornire anche delle informazioni accessorie che in taluni casi saranno probabilmente accompagnate dalla riproduzione digitale completa del fondo e dalla ricostruzione geografica possibilmente di altri fondi paralleli. In questo dobbiamo essere accorti e prudenti, secondo me, perché è facile farsi, come dire, travolgere dalla volontà di dare informazioni e di essere sempre più accurati. Nel nostro percorso dobbiamo essere accorti e coerenti dall'inizio alla fine. Le scelte descrittive, i livelli descrittivi, ma anche nelle soluzioni grafiche, a cominciare da
le famose virgolette francesi che nei nostri testi a stampa indicavano le riviste, ma in certi software creano dei problemi di ordinamento, oppure l'uso di accorgimenti grafici come le parentesi quadre, che prima usavamo per indicare dei contenuti dedotti o ricostruiti, e anche quelle adesso ci possono creare dei problemi a livello di software. Dobbiamo capire fino all'inizio come comportarci di fronte a queste cose per arrivare in fondo con un prodotto omogeneo dall'inizio alla fine. Vado veloce. Un cenno necessario è quello delle famose liste accessorie, gli access point o la soggettazione dei contenuti delle singole lettere. Dunque queste sono attività meritorie che però portano via tantissimo tempo, quindi vanno ponderate molto bene. Io personalmente sono favorevole all'indicizzazione dei contenuti in liste controllate, di nomi, liste di luoghi, liste di riviste, di oggetti a seconda delle circostanze. La soggettazione tipica degli oggetti librari mi risulta un pochino più difficile nel caso della singola lettera. Devo dire però che in questo momento MAB Toscana sta lavorando proprio su un tipo di sperimentazione appunto legata all'uso del nuovo soggettario nazionale nel caso della descrizione di un archivio di persona, e penso che a breve sarà possibile uscire con un resoconto pubblico e rendere conto di una sperimentazione che è voluta andare nella direzione della quindi anche della fattibilità, in modo quello che fondamentalmente si è cercato di capire era qual era il livello descrittivo più adatto in cui utilizzare la soggettazione, i vocaboli del soggettario. L'altra questione è l'uso delle immagini digitali. L'uso delle immagini digitali ormai non è più una forma di illustrazione come era per i libri, insomma gli inventari a stampa che noi abbiamo prodotto qualche anno fa, ma diventa ormai, a mio avviso, un'operazione archivistica a pieno titolo, perché io devo descrivere anche l'oggetto digitale che vado a collegare alla mia sfera inventariale. Quindi mi devo riflettere su come tratto l'originale analogico. Devo dargli un numero, devo farlo corrispondere a un'immagine. Un'immagine che deve avere un nome parlante, sì, e appunto dicevo, secondo me diventa un'operazione archivistica a pieno titolo. La valorizzazione è qualcosa di più dello strumento di accesso, ho detto all'inizio. Le criticità, velocissima, vado alla fine, sono tre a mio avviso. Appunto, la digitalizzazione che diventa parte integrante del lavoro e che non può fermarsi a metà. Deve, se si intraprende quella strada, si deve arrivare fino in fondo e possibilmente non mostrare più soltanto i gioielli di famiglia. Ma le altre due problemi su epistolari novecenteschi che vogliamo, possiamo mettere in rete sono i problemi della privacy e della proprietà. Problemi delicatissimi sui quali non si può andare alla leggera, che a chi detiene questo tipo di fonte creano la necessità, dalla quale non ci si può sottrarre, di avere in alcuni casi delle consulenze legali. E
credo che consessi come questi e la redazione di linee guida possano andare anche nella direzione, in questa direzione, perché è una direzione nella quale noi dovremo anche insieme a chi detiene questi materiali, dovremo andare e dovremo essere capaci quantomeno di non incorrere in situazioni critiche. Quindi con questo ho concluso. Volevo aggiungere alcune considerazioni sulle linee guida, ma ho saputo 2 ore fa che è stato messo online una versione più completa rispetto a La che abbiamo quella. preso. Ecco, e quindi mi astengo e ne parleremo domani. Domani, no, domani c'è la Sicuramente sessione di chat, sono avremo questo momento. Sì, è una versione, oggetto. cioè è la versione, quella che Sì, avevamo promesso in questa occasione dopo ero una. rimasta quella precedente. E è comunque un Quella momento precedente ha sempre importantissimo dichiarato di essere questo. uno stato di Della. bozza proprio per essere Della. prima condivisa con tutta la comunità. E non è partita da degli specialisti che intendevano pubblicare delle linee guida come la voce unica e autorevole, ma appunto condividere per trovare insieme Io credo che sia la strada un'operazione comune da meritoria che aprirà scrivere. sicuramente la strada a un lavoro di comunità posizionato. Esatto, giustamente.